Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà una serie molto molto particolare perché io vi porterò delle tesine strane che potrete portare alla maturità o magari all'esame di terza media qualora foste molto piccoli e mi seguiste di già. Detto questo, questa sarà la prima puntata nella quale io cercherò di darvi degli argomenti basilari per fare una tesina sulla Disney, però vi chiedo una cosa, qualora voi aveste delle tesine da consigliarmi con argomenti, diciamo, argomento per argomento di ogni materia, materia per materia, potete inviarmele a simone.sequolf96@gmail.com. Mi raccomando, ragazzi, simone.sequolf96@gmail.com. Mi mandate la vostra tesina lì. Io vi ringrazierò, vi saluterò in un video e poi soprattutto vi andrò a leggere, la tesina. Partiamo subito con la tesina della Disney e partiamo con italiano. Io per italiano, ragazzi, ho scelto Rapunzel. Voi direte che cosa c'entra Rapunzel? Nel 1956 dovete sapere che Italo Calvino pubblicò una raccolta che si chiamava Il Principe Canarino. In questa raccolta, diciamo, una favola, una fiaba, un racconto narrava di una principessa intrappolata in una torre perché la madre era gelosissima. E quindi l'aveva chiusa in una torre. Rapunzel parla proprio di quello. La madre cattiva la chiude in una torre e appunto puoi trovare le similitudini fra Rapunzel e il racconto di Italo Calvino. Probabilmente la Disney qualcosa ha preso a livello di ispirazione. Quindi insomma, per italiano potete tranquillamente cavarvela così. Per quanto riguarda storia, potete toccare l'argomento Pocahontas. Pocahontas nel cartone viene scoperto un nuovo continente, un nuovo mondo, l'America. Si parla di indiani d'America e dei colonizzatori europei. Per chi ha studiato storia, sapete bene che i colonizzatori europei e la scoperta dell'America sono argomenti molto molto importanti in storia e quindi potete anche qui fare il collegamento. Per quanto riguarda psicologia, potete parlare di Alice nel Paese delle Meraviglie. In Alice nel Paese delle Meraviglie, nonostante il tema sia molto molto sottile e bisogna concepirlo, bisogna anzi capirlo, comprenderlo, viene utilizzato il tema delicato dell'inconscio. Si possono fra l'altro fare i paragoni con Freud e con il sogno ed è molto molto importante questo collegamento che senz'altro i vostri professori apprezzeranno. Ad inglese potete parlare di Oliver e Company. Oliver e Company è un cartone animato inglese nel quale appunto ci si ispira ad Oliver Twist, quindi insomma si parla quindi del male dell'Ottocento in Inghilterra e anche qui insomma i vostri professori potrebbero farvi i complimenti e magari questo glielo dite tutto in inglese qualora voi steste per fare la maturità. Infine ho messo dentro anche storia dell'arte, dove potreste tranquillamente parlare del Gobbo di Notre Dame, e ovviamente le cattedrali del Gobbo di Notre Dame dovete descriverle, sono in gotico, quindi parla delle sculture gotiche, valla a descrivere, parla anche di come viene fatta Notre Dame, e quindi insomma puoi tranquillamente parlarne e diciamo aprire un discorso molto molto ampio. Infine ho inserito anche latino. In latino ho messo La Bella e la Bestia. Non so se lo sapete, La Bella e la Bestia è una storia ispirata ad Amore e Psiche, che è appunto la vicenda narrata da Apuleio. E appunto qui si ritorna nel latino. Qualora voi insomma non faceste tutte queste materie, potete tranquillamente fare una scrematura se insomma avete altre materie da portare. Qualcosa la cercate, qualcosa si trova, qualcosa magari lo capite da soli. Detto questo, ragazzi, io prima di chiudere qua vi faccio vedere una cosa parecchio importante. Vi ho fatto il nome di sei cartoni animati Disney e appunto ecco qua Rapunzel per italiano, poi per storia vi ho citato Pocahontas, infine, ma che infine, per inglese vi ho citato Oliver e Company, ispirato da Oliver Twist. Per psicologia vi ho citato Alice nel Paese delle Meraviglie, successivamente per arte ho parlato del Gobbo di Notre Dame, eccolo qua, il Gobbo di Notre Dame, e infine ho parlato di La Bella e la Bestia per latino e appunto per Amore e Psiche di Apuleio. Questi ragazzi sono i Disney che ho preso in considerazione per fare questo lavoro di tesina per voi. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qua sotto se proverete a portare questa tesina alla vostra maturità. Io penso che Disney sia un argomento anche ormai abbastanza trattato, però insomma è sempre un modo carino per portare qualcosa di nuovo. Fatemi sapere le vostre tesine qua sotto, fatemi sapere le vostre tesine strane, mi raccomando ragazzi inviatemele a simone.sequolf96@gmail. No, ma che cazzo ho detto?
Sì, a simone.sicqualf96, chiocciola@gmail.com. Mi raccomando, ragazzi, cerchiamo di essere uniti per dare una mano un po' a tutti. Io vi ringrazio, come sempre, per la visione. Buon shalala e noi ci vediamo in un prossimo video.